Oggi presentiamo l'appello degli artisti che ribadiscono, diciamo, l'importanza di avere uno spazio sociale aperto dove, di aggregazione, dove fare cultura, musica fruibile a tutti e anche per tutti. Perché c'è bisogno di ribelldia a Pisa? Per spazi un po' per tutti, poi ribelldia è un progetto, in questo progetto ci stanno un casino di associazioni e io tra l'altro sono una pisana adottata, tra un po' diverrò residente e quindi mi sento proprio in dovere di dire che c'è bisogno di questa ribelldia, di spazi un po' per tutti questi giovani, per le famiglie, per tutte queste associazioni che hanno bimbi, mamme, papà, per la città di Pisa. C'è bisogno di ribelldia secondo me per lasciare la possibilità di avere uno spazio in più, ma più che altro differente rispetto a quello che offre normalmente la città e soprattutto che sia uno spazio sicuro, cioè che appunto con uno spazio fisso dove, per cui sappiamo che ribelldia ha uno spazio fisso e ci possiamo rapportare a questa entità, perché poi sono molte associazioni, in maniera, come dire, sicura, sapere che è lì. E quindi secondo me la città ne ha bisogno, perché appunto è una cosa differente rispetto a quello che offre l'istituzione città, diciamo. Ma c'è bisogno prima di tutto perché era uno spazio, è uno spazio perché dovrà ritornare, molto variopinto, no? Monotematico, perché ha sempre raccolto veramente una serie innumerevoli di associazioni che erano senza una sede e alla quale tutti hanno un diritto nella nostra città. E penso che è giusto che gli artisti pisani si sentano coinvolti nella difesa di questo spazio. Dai tempi del punk e poi dopo con i Not Moving siamo sempre stati schierati e abbiamo sempre fatto delle lotte precise. Mi ricordo con i Not Moving per anni, ad esempio per i diritti dei nativi americani. E cioè, quindi a maggior ragione quando una cosa succede nella mia città mi sento coinvolto di più e in prima persona. Everything I have is done and poor.